amici di Ubertini Feeder, oggi vi racconteremo una sessione di pesca a tench fishing, una tecnica destinata quindi alla cattura principalmente di tinche, uno dei pesci più belli di acqua interna. Siamo nella Val d'Aso, lungo il corso appunto dell'omonimo fiume Aso, e siamo in uno dei laghi gestiti dal Parco Laghi Adriatico di Gianluca e Cristiano. In questi specchi acqua appunto che costeggiano il fiume Aso c'è un'ingente popolazione di tinche per nostra fortuna, e quindi come avete anche potuto leggere negli articoli che abbiamo pubblicato di recente sul nostro sito www.tubertinifeeder.it, le catture di tinche sono state veramente numerose e nell'ultima sessione abbiamo quasi superato i 50 kg di tinche insieme all'amico Claudio Giacconi, compagno, amico appunto di questa avventura che vi presenteremo più tardi. Prima di passare alle immagini di questa giornata di pesca, vi illustreremo brevemente l'attrezzatura e il materiale che adopereremo in questa sessione. Partendo dalle canne abbiamo deciso di utilizzare la serie completa della telica, quindi nella versione da 11, 12 e 13 piedi. Come montatura abbiamo utilizzato un running rig. Come pasturatori i rocket in due montate sulla 12 e la 13 piedi, sulla 11 piedi abbiamo montato noi open end di tubertini, degli open end in line, come potete vedere, scorrevoli sulla lenza. Il finale naturalmente abbiamo utilizzato il Nex Florin nella misura del 0,16, perché in questo lago oltre alle tinche ci sono delle bellissime esemplari di carpe che superano tranquillamente i 10 kg e poi c'è il famoso ormai Orione, lo Storione, con cui abbiamo avuto il piacere di avere due combattimenti che per nostra sfortuna non abbiamo concluso per pochissimo. Come esca utilizzeremo ormai le collaudatissime pellet fai da te create con le Air Form Machine, un accessorio ideato da Erdei Attila, pellet fai da te all'aroma, allo spiccato aroma di fragola. La composizione di questo mix è molto semplice, abbiamo utilizzato una confezione di strawberry a cui abbiamo aggiunto un uovo, l'abbiamo naturalmente amalgamato insieme, impastato e poi abbiamo praticamente concluso l'operazione con la cottura in microonde per circa 45 secondi, ottenendo un pellet molto morbido ma comunque tenace e quindi resistente ai lanci. Come pastura utilizzeremo un mix composto da Gold Medal Yellow, Carrasco Special e del pane belga, quindi un mix molto dolce che abbiamo naturalmente colorato perché in questo lago le tinche preferiscono, abbiamo visto nelle sessioni precedenti, che prediligono comunque una pastorazione di colore di rosso molto, molto intenso, quindi abbiamo aggiunto alle pasture il colorante rosso di Vardenelli. Bene, speriamo di poter filmare qualche bellissima cattura di tinca e perché no magari l'incontro con Orione, il famoso Orione Ostorione. Vi rimandiamo quindi alle immagini di questa giornata di pesca. Thank you.
Take away your